Benvenuti su Sapore Puro, io sono Katie. Oggi prepariamo un piatto amatissimo in tutto il mondo, è il pesto genovese. Iniziamo subito e vediamo quanto è semplice questo piatto. Rimuovo l'anima dell'aglio per renderlo più digeribile. Aggiungiamo il sale e iniziamo a pistare. Dopodiché uniamo il basilico un po' alla volta, in questo modo. Ci vuole un po' di pazienza. Ma se preferite potete benissimo usare il mixer, l'unica accortezza che dovete avere è quello di non surriscaldarlo, quindi potete metterlo in frigo o in freezer precedentemente. Uniamo i pinoli. Stai facendo i muscoli? Sì, oggi tanti muscoli. Qui ci vuole un po' di pazienza, ma ne vale la pena. Il risultato è eccellente. Se preferite un pesto più delicato, potete usare solo parmigiano. Se invece lo preferite più deciso, come nel nostro caso, potete usare solo il pecorino, oppure li mischiate. Unisco l'olio d'oliva, un po' alla volta. Nell'acqua di cottura andiamo a versare i fagiolini che lasceremo cuocere per 10 minuti. Mettiamo da parte e andiamo così a cuocere le patate insieme alla pasta. Ultimata la cottura, la andiamo a unire ai nostri fagiolini, dove aggiungeremo anche il pesto. Potete decidere voi quanto deve essere cremoso aggiungendo dell'acqua di cottura. Ti ricordo che nell'info box trovi per iscritto tutti gli ingredienti e il procedimento. Guarnite con qualche fagiolino, qualche patata e infine un rametto di basilico. Guardate che bello! E ora la parte più bella, l'assaggio! Grazie per essere stato con noi anche oggi, sostienici con un like se ti va e noi ci vediamo nel prossimo video. Tschüss!